Lunedì 19 di giugno, buongiorno come ogni giorno dagli studi di Dentro la Notizia, la vigilia dell'arrivo del Papa a Barbiana, in provincia di Firenze, il comune è quello di Vicchio, ma è il luogo di Don Milani, il luogo dove 50 anni fa moriva Don Milani, un prete che con questa visita del Papa e attraverso le sue lezioni ha una sorta di riabilitazione, se così possiamo dire, anche se ovviamente sarebbe un'esagerazione. Ma fatto sta che Papa Francesco è pronto a scrivere una pagina storica per il cattolicesimo fiorentino della seconda parte del Novecento e a questo punto dell'inizio degli anni 2000. Ovviamente i giornali su questo ci tornano, noi domani inizieremo prestissimo proprio da questo appuntamento, poi faremo uno speciale anche attorno all'ora di mezzogiorno e mezzo e poi continueremo una giornata lunga, quella che ci attende con l'informazione del TGT che sarà sempre con voi a raccontarvi questa giornata. Parleremo di questo, ma parleremo di molto altro. L'economia, come vedrete, ritorna e ritorneremo anche su un dato, quello del rapporto povertà in particolare, che è pronto insomma, così all'analisi dei nostri ospiti. La politica, il caso Consip, insomma una mattinata ricca come sempre. Fra poco le prime pagine dei giornali, prima i nostri ospiti. Buongiorno a Nicola Sciclone dell'IRPET, l'Istituto Regionale di Programmazione Economica, ben trovato. Buongiorno. E ben trovato al professor Pierfrancesco Lotito, docente di economia dell'Università di Firenze. Buongiorno professore. Andiamo a vedere i giornali, come promesso. La Nazione di Firenze, la Nazione, il QN, il quotidiano nazionale, i furbetti del sussidio del lunedì, la Nazione del lunedì. Il furbetti del sussidio, dicevamo, crollano le dimissioni volontarie. Boom di licenziamenti disciplinari, un trucco per incassare le diverse indennità di disoccupazione, magari lavorando in nero, e leggi troppo morbide impediscono la revoca degli assegni facili. Questa è l'apertura scelta dalla Nazione con il commento di Raffaele Marmo, l'autogol dello Stato. Andiamo poi a vedere le altre notizie. La politica in primo piano, Macron stravince alle urne, il presidente francese ha la maggioranza assoluta, Le Pen entra in Parlamento, voto in Francia, astensione però da record, questo è un dato non secondario. E poi Consip, false informazioni, è indagato il presidente e la procura di Roma, Luigi Ferrara in foto, come sapete nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni di la maggioranza del CDA di questa centrale degli acquisti pubblici a cui capo c'è Luigi Marroni. Cacciari attacca, l'Ulivo è fallito, però di non può incollare i cocci, secondo il filosofo veneziano, ex sindaco di Venezia, tra i fondatori appunto dell'Ulivo, all'interno il commento di Carbutti e di Canè. Il Papa Barbiana pronto ad accoglierlo a Firenze, nel paese di Don Milani, non proprio a Firenze ovviamente, ma nel Mugello, la provincia però è quella fiorentina. Arriva la carta del turista, nuove regole antimaleducate e poi l'altro titolo sulla cronaca di Firenze, ma che vedremo meglio tra poco. Il Tirreno che apre con foresta di fuoco e di morte, la catastrofe è avvenuta in Portogallo, 61 vittime, molte rimaste intrappolate all'interno dell'auto. Consip, indagato il presidente, ha ritrattato, e Marroni è in bilico, il presidente di Consip Ferrara, dimissionario, indagato per false comunicazioni al PM, braccio di ferro sulla Di Marroni, l'accusatore di Lotti. Un'Italia vulnerabile, secondo Alessandro Volpi nel suo commento, che dice molti elementi inducono a far pensare che l'Italia sia un paese ripiegato su se stesso, uno di questi è rappresentato dal profondo legame del sistema bancario con i titoli del debito pubblico. Sono poche le realtà nazionali in cui i titoli del debito sono detenuti così massicciamente dagli istituti di credito nazionali, soprattutto l'Italia rappresenta un'anomalia rispetto ad una consolidata tendenza delle banche straniere, quella di ridurre la dipendenza del debito pubblico. Intossicata nell'incendio, la cronaca di Pistoia, divano in fiamme, grave un'anziana, è la notizia che arriva dalla notte di Pistoia. La rimpatriata dopo 70 anni, guardate questa curiosità, Ponte Buggianese, siamo ancora nel pistoiese, all'esame della licenza elementare. Pensate un po', il settantenario della licenza elementare, questi signori si sono ritrovati con tanto di foto in bianco e nero. Davvero curiosa e carina questa notizia. A Prato invece, piccolo boom all'acquisto della prima casa, la ripresa immobiliare, secondo almeno questo dato, potrebbe essere sentore di qualcosa di più grande. Ma staremo a vedere. Stilisti di origini sinti, conquista Pitti Uomo, dalle giostre alla moda, nato da una famiglia di giostrai, lo stilista pratese di origini sinti, Noel Maggini, ha conquistato Firenze con la sua collezione
primavera-estate. Altra curiosità, a Pisa un aeroporto nelle mani di Simona, nella torre di controllo del Galileo, c'è questa signora Simona alla postazione dell'aeronautica. Andiamo a vedere poi Repubblica Firenze. Spa del Ministero offre 13 milioni per 30 immobili, fanno parte del patrimonio di Palazzo Vecchio e sono quasi tutti appartamenti in centro. Il ricavato sarebbe destinato alla partita degli investimenti. Niente bungalow a campeggio, scrive poi Gennaro Adinolfi, la protesta in questa zona di Firenze sul Lungarno Generale. Dalle chiese, accademia, si rompe l'argine condizionata, l'aria condizionata, la direttrice dice impianto troppo vecchio. Questo è successo in uno dei musei più famosi di Firenze, dopo gli Uffizi sicuramente al numero 2. Poi c'è una brutta notizia per i fan dei Cranberries, il gruppo irlandese non sarà in concerto a Firenze. La cantante Dolores O'Riordan sta male, niente Cranberries prima di Eddie Vedder, il concerto del 24 di giugno. Sono saltate tutte le date della band irlandese in Europa per la cronaca. Viale Talenti da oggi per 3 mesi, rivoluzione nel traffico, lavori nel sottopasso, chiuse anche le 2 corsie verso la Fipili, la Firenze Pisa Livorno, il cantiere che rischia di mettere in difficoltà i tanti pendolari che la frequentano questa strada a grande scorrimento. Finalmente lunedì e poi l'iniziativa come ogni lunedì della Repubblica. Andiamo con il Corriere Fiorentino che esce con il Corriere Imprese del lunedì e stavolta al centro dell'attenzione del dorso del Corriere della Sera c'è la moda nella rete. Chiusa la settimana di Bitti Uomo alla Fortezza, si apre la fiera digitale, l'e-commerce cambia strada e ritmo al mercato. Per la Kermesse Fiorentina significa un 30% di vendite in più. Per Luisa Via Roma 123 milioni di affari l'anno, internet non ha spento la TV e non chiuderà neppure la boutique, ma puntini. Francesco Colonna interviene dallo spazio editoriale del Corriere Imprese, la via di Firenze, dietro lo specchio di Pitti. Colonna scrive: l'arrivo di Pitti per Firenze è un po' come quello di Babbo Natale per i bimbi, un evento ricco di doni e speranze realizzate con l'aggiunta di ingorghi inevitabili, specie con i cantieri, caccia ai taxi, alberghi che strabuzzano, ristoranti pure, negozi che esibiscono preziosi cashmere e cappotti con 35 gradi all'ombra, e il turismo trionfa, anche se in questo caso bisogna aggiungere di affari, tra virgolette. Tuttavia, proprio quando c'è questo turismo di affari, non si manca mai di far notare come Firenze possa andare oltre il turismo. Pitti Uomo è la principale manifestazione per la moda maschile. Appena passano i giorni della folla di qualità, si torna ai pantaloncini corti, all'infradito delle polemiche sull'eccesso di consumo della città. L'editoriale di Davide Allegranti, nel suo Sguardi del lunedì, rottamazione 1998, trovate le differenze, ci sono leader, scrive Allegranti, che nonostante le differenze d'età si assomigliano, si riconoscono, si rispecchiano. Prendete Massimo D'Alema, la cui epoca da rottamatore a Palazzo Chigi viene raccontata nell'ultimo libro di Marco da Milano, Processo al Nuovo, di La Terza Editore. Di fronte ad un PDS piuttosto malconcio, era la fine degli anni 90, quando nacque il primo governo D'Alema, non restarono che il leader e il suo staff, lo staff che sostituisce direzioni, segreterie, uffici politici, la comunicazione soppianta l'organizzazione, la tesoreria dei partiti, i soldi si spostano dal controllo della federazione all'investimento mediatico, l'analisi del territorio viene sostituita dai sondaggi. Questa è parte ovviamente di questo editoriale di Allegranti, ovviamente ci fermiamo qui, andiamo a vedere la Nazione Firenze, i ragazzi di Don Milani, è la storia di chi ormai ha i capelli bianchi ma che 50 anni fa ovviamente sedeva lì all'interno della scuola di Barbiana. Alla vigilia dell'arrivo del Papa siamo andati a Barbiana, scrive la Nazione, per incontrare gli ex allievi del priore e vedere i preparativi della blindatissima visita di Francesco. Parroco aggredito invece, qui siamo in cronaca nera, davanti alla chiesa per un paio di scarpe, fermato un pluripregiudicato, i testimoni dice siamo sotto shock. La città da difendere, ecco le regole per il turista, stop cartacce per terra e bivacchi, questo almeno è il dibattito ancora su Firenze, che riprende un po' quello che scriveva Francesco Colonna sul Corriere Imprese. La Nazione intanto è tornata in periferia, Firenze alle piagge, scatta il piano per la sicurezza. L'iniziativa dell'arcobaleno d'estate, che ha chiuso i suoi battenti questo fine settimana, l'iniziativa della Nazione e della Regione Toscana, che promuove l'inizio della bella stagione
nella nostra regione. L'accoglienza in Toscana cambia passo. Questi sono i titoli principali, dunque vorrei subito intanto dare il buongiorno a Francesco Macri, il presidente di Estra, è tornato a trovarci. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. E ben trovato. Vorrei andare a vedere insomma questa visita del Papa a Barviana, per iniziare da questo, poi arriveremo anche ai temi economici, ma andiamo a vedere cosa ci dice la Nazione in questo racconto di questi ex allievi di Barbiana. La Barbiana di Don Milani, così difendiamo memoria e fede. Tutto pronto per accogliere Francesco, che domani mattina arriverà in elicottero per rendere omaggio alla memoria del priore morto 50 anni fa. Don Lorenzo Milani infatti è deceduto nel 1967. E come sappiamo insomma, la sua figura poi ha fatto tanto discutere, parlare, è diventato un simbolo e poi insomma, è arrivato questo gesto da parte del Papa. L'intervista La gioia di Agostino, primo allievo del Don, al Papa dico grazie. Insomma, a Barbiana sicuramente sarà un giorno speciale, ma non soltanto per Barbiana. Che cosa rappresenta Don Milani anche a livello educativo a questo punto, mi viene da dire, professor Lotito? È una figura che ha lasciato un segno dal punto di vista umano prima di tutto, poi ovviamente di fede e civile, molto, molto importante, molto sentito dalle persone, da chi ha vissuto sul territorio e ha vissuto in quei tempi. È una figura di cui oggi si coltiva diciamo relativamente poco la memoria, ben vengano questo tipo di iniziative, e il Papa sta facendo un gesto estremamente importante, perché è anche una figura controversa dal punto di vista poi delle posizioni sociopolitiche che ha assunto, e quindi rileggere la figura e il ruolo che ha avuto Don Milani attraverso quelli che sono i suoi testimoni e attraverso i luoghi mi sembra un gesto veramente significativo di questo grande Papa che fa delle scelte controcorrente. Ovviamente l'economia non c'entra, ma una considerazione magari la possiamo fare su Don Milani. Domani ovviamente la approfondiremo meglio, ma che cosa rappresenta per lei il ciclone Don Milani? Ma penso l'idea che la misericordia significhi in qualche modo andare a aiutare i più deboli, occuparsi delle persone più di difficoltà, quindi in disagio, e anche un'idea che un altro aspetto, cioè che l'autorevolezza delle persone non necessariamente non coincide con l'autorità. Quindi l'idea di, in qualche modo, anche nell'insegnamento, di coinvolgere, quindi ad esempio i ragazzi e portarli verso un percorso educativo senza diciamo, i precetti assertivi dall'alto verso il basso, è un insegnamento molto importante. Il Papa le piace, Presidente Macri, questo Papa? È una figura importante, forte e sicuramente sta funzionando il suo messaggio. Dopo il precedente, questo Papa si sta dedicando in maniera intensa a aspetti sociali molto, molto complicati. È un Papa molto, forse eccessivamente, proiettato sulla dimensione internazionale. È anche un obbligo per una Chiesa che trova la maggioranza ormai dei fedeli in luoghi distanti dall'attuale Occidente. Un po' politico anche, no? Rispetto molto al precedente. Molto politico, è il lato un pochino meno gradito, secondo me. Dovrebbe essere più apostolo e meno politico. Allora, a proposito di povertà, abbiamo la grafica e la riprendiamo del rapporto povertà in Toscana, perché ovviamente, come dicevamo, Don Milani si occupava degli ultimi, ma come vedete insomma, gli ultimi non è che siano in diminuzione in Toscana. Il rapporto povertà, dati assoluti in Toscana nel 2000, la povertà assoluta nella Toscana nel rapporto 2017 riferito ovviamente al 2016, si è aumentati dal 2,3 al 3,2 delle famiglie, 53.000 nuclei familiari, 119.000 persone. Possiamo scorrere questa grafica? Così vediamo anche la prossima che abbiamo preparato. Eccola qua, il 5% delle famiglie sempre in Toscana è in povertà relativa. Attenzione, quella assoluta è chi non può permettersi i beni primari, quella relativa è comunque chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese, difficoltà serie ovviamente, non spicciole. La povertà in Italia, per capire, è comunque più alta rispetto alla Toscana, 10,4% quella relativa, 6,8% quella assoluta. Questo secondo il rapporto presentato la settimana scorsa dall'assessorato regionale al sociale della Toscana, quindi dell'assessore Saccardi. Sono dati che ci diciamo inquadrano una situazione che non è migliorata, ciclone, da parte dell'IRPET?
Ma no, certamente, diciamo, allora, il punto principale di partenza è che naturalmente il fenomeno della povertà, come avete fatto vedere nel cartello, nella nostra regione è un fenomeno meno acuto di quanto si osservi nel resto d'Italia, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. Naturalmente la situazione economica ha determinato in questi anni un peggioramento delle condizioni di vita, in particolare per i soggetti più poveri, e questo associato al fatto che c'è stato un indebolimento del mercato del lavoro, quindi sono aumentate le famiglie in cui nessuno lavora, è diminuito il numero di percettori per famiglia, e poi complessivamente si è ridotto all'interno, diciamo, dei nuclei familiari anche l'ammontare complessivo di ore di lavoro, perché il tema del lavoro, diciamo, è quello di una caduta dell'opportunità occupazionale, ma anche di una riduzione, diciamo, del monte ore complessivo di lavoro, e questo naturalmente ha creato un aumento del numero delle famiglie in condizioni di disagio, quindi in particolare delle famiglie povere in senso assoluto. Si parla molto da anni, diciamo, di un intervento strutturale, una misura universale di contrasto alla povertà assoluta, sono state varie sigle, il SIA, poi è diventato REI, poi ultimamente RUI, reddito di ultima istanza, diciamo, ancora siamo lontani da un approccio in grado di aggredire in modo sistematico questo fenomeno, e si procede in qualche modo con misure parziali che però evidentemente non riescono a sanare questo problema. Più che andare incontro al problema, che ovviamente nella contingenza dei fatti è questo che bisogna fare per venire incontro a questa famiglia, ma bisognerebbe forse invertire la tendenza in qualche modo. Più che altro bisognerebbe anche ripensare tutto il sistema, diciamo, delle misure di sostegno alle famiglie. Abbiamo un'eterogeneità di misure di natura categoriale, dagli invalidi civili al bonus bebè, piuttosto che una serie di misure che nascono, diciamo, la sera, muoiono la mattina del giorno dopo. C'è un'esigenza anche spesso, diciamo, di consenso delle categorie, che però, diciamo, non è funzionale alla soluzione del problema. Noi abbiamo bisogno di una misura strutturale, universale, e che aggredisca questo problema. È una misura che costa complessivamente, ha un valore complessivo, a seconda di come la si possa, diciamo, disegnare, a livello nazionale sui 7-8 miliardi. Non è una misura impossibile, diciamo, da attuare. Pensate che l'ultimo, diciamo, intervento, quello del bonus degli 80 euro, è un ordine di grandezza della stessa entità. I vari redditi di cittadinanza, reddito di sussistenza, chiamiamolo come vogliamo, sono delle soluzioni valide secondo lei, professor Lotito, o no? Il reddito di cittadinanza è un tema che avrebbe un ambito più vasto di quello della stretta povertà, eccetera. Le politiche di contrasto alla povertà, sia assoluta che relativa, poi c'è una fascia ulteriore che va oltre la povertà relativa, lo potremmo chiamare l'impoverimento progressivo tra l'assoluto e il relativo. Sì, oltre, diciamo, perché non è quella relativa che abbiamo indicato prima, però sfuma verso una situazione, diciamo, di paranormalità, ma esiste una situazione di disagio ulteriore che non viene registrata in quel 10%, ma che ulteriormente c'è. Quindi la dimensione del problema per certi versi è più ampia di quello che si percepisce statisticamente rispetto ai paletti che vengono messi. Poi in realtà, se si va in mezzo alla gente, ci sono situazioni di disagio, ahimè, che sono meno evidenti, ma che tuttavia toccano tante persone, dagli anziani, appunto, che si trovano nelle difficoltà dell'ultima settimana, faccio per dire, alle famiglie, nuclei familiari che stentatamente riescono a far fronte a quelle che sono le loro esigenze correnti, ma non arrivano a produrre quel minimo di risparmio che gli consente di elevare il loro livello di vita, per esempio per andare in vacanza e cose di questo tipo. Quindi, diciamo, il problema è un problema serio. Chiaro, le fasce di povertà primaria e quella relativa, sono assoluta e relativa, sono quelle più delicate. Gli strumenti, come diceva molto bene prima il direttore dell'IRPET, sono strumenti che devono essere concepiti in una visione di tipo globale, cioè non è semplicemente un aiuto di carattere monetario, ma diventa la ricerca di strumenti di inclusione dal punto di vista sociale di soggetti che si trovano in diverse forme di marginalità all'interno della società. Occorrerebbe a questo poter destinare testa e mezzi, circostanze che nel contesto attuale entrambe sono difficilissime da realizzare.
Indubbiamente. Allora vi faccio vedere anche il titolo della Nazione, perché come abbiamo detto c'è chi è in difficoltà e arrivano i sussidi dallo Stato, ma la Nazione ha deciso di fare un'inchiesta su questo e stamane apre proprio con i professionisti del sussidio. Licenziati e contenti lavorano in nero, e c'è anche il commento di Raffaele Marmo, l'autogol dello Stato. Flop delle ricollocazioni, tra l'altro nessuno prende l'assegno. Ichino, il senatore del Partito Democratico, dice si aiutano gli opportunisti. Ci arriveremo a questo, però quando si è in difficoltà, non tanto la povertà assoluta ma quella relativa e probabilmente quella fascia di cui parlava il professor Lotito, la prima cosa che si fa probabilmente si mette da parte la bolletta, visto che Estra è fornitore di servizi dell'energia e non solo, si mette da parte la bolletta e si dice vabbè, questa magari pagherò la mora, ma quando avrò soldi la pagherò, e poi magari le cose si accumulano e si diventa il classico caso di morosità. Però l'abbiamo già detto tante volte, ma è bene ribadirlo affinché magari il messaggio arrivi forte. C'è una possibilità di aiuto verso queste persone, non è così, Presidente? Sì, innanzitutto quando ci sono situazioni di difficoltà l'azienda Estra in particolare è sicuramente comprensiva e favorisce anche le rateizzazioni con il cliente. Poi esiste il bonus energia da tempo e si possono trovare delle informazioni nei vari siti anche delle amministrazioni comunali. Le amministrazioni stesse stanno facendo molto poco per promuovere o comunque per far conoscere l'esistenza del bonus energia, che ricordo è utilizzato solo dal 27% degli aventi diritto e si arriva fino al 70% di risparmio sulla bolletta in base al nucleo familiare e alle fasce di reddito. Comunque è un aiuto rilevante in alcuni casi, e quindi ecco, l'invito che faccio in questi casi è sempre di informarsi meglio. Esiste questa opportunità sia sulla bolletta del gas che per quella dell'energia. Per il resto credo che la medicina reale è quella di favorire lo sviluppo quando si parla di questi temi. Per le fasce confinate in quell'alveo drammatico sicuramente serve un sostegno concreto. Io vengo dalla pubblica amministrazione e non riesco a capacitarmi come non si possa aiutare in maniera diretta, questa è un'altra parola d'ordine da utilizzare, questo tipo di persone. Non tanto per fare assistenza, bisogna passare dal concetto di assistenzialismo al concetto di protezione sociale. E soprattutto fare in modo che ci siano nuove opportunità, creando posti di lavoro e sbloccando la nostra economia, che non è più in linea con le dinamiche più vorticose, più veloce della parte più sviluppata del mondo. Parleremo anche di giovani tra poco, magari, perché come sempre sappiamo il tasso di disoccupazione maggiore e di preoccupazione maggiore riguarda proprio la popolazione più giovane. Ma per ritornare a questo titolo della Nazione, tra sussidio e i famosi parassiti, definiamoli così, dello Stato, come vengono anche etichettati da questo titolo della Nazione, come si fa? Insomma, bisogna fare una rivoluzione culturale per cambiare mentalità degli italiani, oppure c'è un modo per... Un po' sì, perché questa cosa dell'assegno di collocazione è veramente emblematica, nel senso che l'assegno di collocazione ci avvicina al resto d'Europa. Oggettivamente la misura a tavolino, se la si guarda, la si studia per come è stata congegnata nei dettagli, non può che essere accolta con favore. Significa andare a aiutare con misure di inclusione attiva le persone che hanno perso il lavoro. Solo che le stesse persone, quando si presentano per ritirare l'assegno di collocazione, pensano di ricevere un sussidio monetario. Nel momento in cui si rendono conto che non ricevono un sussidio monetario, ma che ricevono, come dire, un buon acquisto di servizi, un corso di formazione, una serie di servizi, e possono offrire certi per l'impiego, dichiarano di non avere interesse a questo tipo di strumento. Quindi c'è un problema culturale innanzitutto, e poi c'è un altro aspetto che forse quindi va considerato, una scarsa probabilmente fiducia per le politiche attive, quindi per la capacità dei nostri soggetti con le politiche attive di incrementare le opportunità di lavoro di cui il lavoro non ce l'ha. E poi c'è un terzo elemento che forse anche questo non va sottovalutato, che quindi c'è un'area probabilmente di lavoro al nero, un'area grigia che quindi effettivamente non emerge dalle statistiche
ufficiale, quindi forse una parte, diciamo, non so quanto consistente di quei disoccupati non sono veramente disoccupati. Infatti i numeri del trucco, dice la Nazione, in un anno le uscite volontarie sono crollate, i licenziamenti disciplinari hanno fatto boom, quindi ci sarebbe quasi un'intenzione a voler andare in questa direzione. Il caso degli ex piloti dell'Italia percepivano la cassa integrazione d'oro da 10.000 euro al mese e contemporaneamente guidavano aerei all'estero, eclatante, ma solo la punta dell'iceberg, sotto meno evidente ma largamente più esteso, c'è tutto un vasto mondo popolato dai furbetti del sussidio di disoccupazione, da chi commette vere e proprie truffe pur di mettersi in tasca l'assegno dell'INPS e chi lavora in nero e non vuol sentir parlare di assunzioni regolari per non prenderlo fino a chi rifiuta senza pagare pegno. L'opportunità occupazionale di un centro per l'impiego o di un'agenzia per il lavoro e preferisce continuare a percepire l'indennità pubblica. Cioè, quello che dobbiamo fare è aiutare sì chi è in difficoltà e chi perde il lavoro, ma evitare ovviamente questa deriva, professor Lotito. Sì, certo, questo indica però anche un po' una certa distanza tra quelle che sono le misure di carattere, diciamo, normativo relative al mercato del lavoro che sono state adottate e quella che è la realtà poi del mercato del lavoro. Cioè le persone si adattano al contesto concreto, quindi è chiaro che se da un lato c'è margine e possibilità di svolgere dei lavori cosiddetti al nero, quindi lavori che non sono formalmente registrati, che danno un reddito che è netto, immediato e liquido, diretto, come diceva prima il Presidente, questa è una tentazione molto forte, molto consistente. Dall'altro, le forme di reimmissione nel mondo del lavoro, di collocazione, eccetera, che sono state offerte, sono a tratti un po' didascaliche, cioè un po' ottimiste, diciamo, la possibilità poi di una reale rapida ricollocazione non è così evidente. Il mercato del lavoro in realtà è un mercato che richiederebbe una notevole flessibilità, una notevole trasparenza, una forte semplicità per poter funzionare in maniera efficiente attraverso i suoi canali di distribuzione, eccetera. Noi invece abbiamo un alto tasso di burocrazia e di, da questo punto di vista, normativa che in qualche maniera irrigidisce anche questa parte del mercato del lavoro. Quindi non mi sorprende che possano floppare questo tipo di misure e indicano che occorrerebbe pensare in una maniera decisamente più flessibile e aperta a quella che è la realtà di questo mercato, perché poi alla fine noi sprechiamo risorse, lasciamo degli spazi ovviamente di illecito contemporaneamente aperti e non rispondiamo alle esigenze del lavoro. Diceva prima il Presidente, la chiave per poter ripartire è che ci siano opportunità di lavoro, perché il punto fondamentale è che noi abbiamo vissuto anni di crisi dove è stato ucciso il lavoro, è stata uccisa la produzione, eccetera. Ci sarebbero grandi sacche di attività lavorative anche in settori, diciamo, non così di punta importanti, oltre che nella parte industriale, produzione e così via, ma che vengono mortificate dal regime del lavoro nel quale noi siamo calati, nonostante tutto. Quindi su questo una riflessione, quando sarà finita questa lunga e aggiungo inutile campagna elettorale, forse sarà opportuno aprirla e cercare di capire perché noi cresciamo meno degli altri, in maniera più distorta degli altri e comunque non diciamo nelle stesse forme, con gli stessi risultati. La spesa per ammortizzatori sociali continua a crescere, scrive poi la Nazione, 14,6 miliardi nel 2016, è arrivata a superare appunto quota 14 miliardi e mezzo. Il flop delle ricollocazioni, pensate che in Germania, dove si è particolarmente rigidi, un disoccupato con sussidio che rifiuta di partecipare a un corso, di seguire un percorso di orientamento o rinuncia a un possibile lavoro, perde l'indennità più o meno immediatamente. E in Italia, si domanda la Nazione, da noi sulla carta è previsto più o meno lo stesso meccanismo, che si chiama condizionalità, ma proprio sulla carta, però, perché nella realtà il disoccupato può continuare a tenersi il sostegno economico pubblico finché non scade, sia perché l'inefficienza dei centri per l'impiego è tale che difficilmente riceverà un'offerta di occupazione o di formazione, sia perché nell'ipotesi rara in cui dovesse accedere esistono mille cavilli per dire no e tenersi il bonus, quello appunto il sussidio di cui parlavamo prima per licenziati o per possibilità di ricollocazione. Prego. Sì, voglio aggiungere una cosa sulla questione dei centri per l'impiego, perché è, diciamo, un tema rilevante. È ovvio che, diciamo, il lavoro si crea laddove c'è domanda, però noi si dice sempre che i centri per l'impiego sono inefficienti, incapaci, diciamo, di collocare il lavoro, che è sostanzialmente in parte
in parte vero, però dobbiamo sempre ricordarci che il rapporto fra personale dei centri per l'impiego e disoccupati in Italia è assolutamente diverso a quello che si osserva in Germania e in Francia. Noi abbiamo bisogno di investire in termini di risorse e di personale in un'area strategica per l'occupazione, che è quella appunto dei servizi per l'impiego e per il lavoro. Dobbiamo rendere i centri per l'impiego capaci di mettere in comunicazione le imprese, quindi la domanda di lavoro, con l'offerta di lavoro, cioè evidentemente i disoccupati, ma per farlo, diciamo, non possiamo pensare, lo possono fare gli attuali centri per l'impiego, l'attuale dotazione di personale. Si parla spesso, diciamo, di disoccupazione giovanile. Ecco, una delle sfide che noi abbiamo davanti per i prossimi anni è quello di anche, come dire, immaginare un ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e, per esempio, diciamo, nei centri per l'impiego ci sono tanti giovani capaci che potrebbero svolgere questa funzione, una sorta di cosiddetta agenzia, diciamo, del lavoro, come altrove avviene in Germania, ad esempio, anche in altre realtà europee, e questa è una partita che noi dobbiamo giocare rompendo, diciamo, quelle logiche dell'austerità che ci impediscono effettivamente ancora oggi di aumentare la spesa pubblica anche quando è produttiva. C'è una spesa pubblica improduttiva, ma c'è anche una spesa pubblica produttiva, e da lì dobbiamo ripartire se vogliamo rilanciare il paese. Capitolo giovani, so che Estra ha sposato nelle ultime settimane anche il progetto alternanza scuola-lavoro. Sì, su quello investiamo molto con Erasmus, Erasmus Plus, mandiamo moltissimi ragazzi in giro per l'Europa a occuparsi di rinnovabili, di energie alternative, quindi siamo molto felici di poter contribuire nel nostro territorio a sostenere diversi progetti di alternanza scuola-lavoro. Pochi giorni fa sono andato a visitare anche l'Istituto Fermi di Bibbiena, dove hanno praticamente inventato quel seggiolino particolare che potrebbe, ecco, potrebbe risolvere quei sinistri incidenti, quei tristi incidenti. L'ultima alle cronache è quello di Castelfranco di Sopra, nel territorio retino, no? Di quel bambino lasciato nella macchina. Quindi c'è tanta collaborazione con la scuola, sia in chiave, diciamo, di sviluppo di qualche invenzione che può essere di interesse per Estra, che guarda molto anche alle start-up, sia anche come sostegno in generale dei progetti alternanza scuola-lavoro, in cui crediamo moltissimo. Mi perdoni una battuta, a Bibbiena è già da tempo che hanno brevettato questo seggiolino, infatti i cronaca non sono mancati, è strano che nessuno se ne sia interessato, ora l'avete fatto voi, e questo mi fa piacere. No, ogni volta succede una tragedia del tipo, si interessano un po' tutti, in questo caso io mi sono, come dire, offerto sia per una collaborazione in termini generali, come si fa con tanti altri istituti, ma anche di favorire maggiori contatti. So che sono stati anche in regione dove hanno avuto un sostegno e quindi dovrebbe essere messo in produzione, spero almeno. Ce lo auguriamo. Allora, quando si parla poi di spesa, anche gli ammortizzatori sociali sono la spesa, si parla di debito pubblico. Ecco qui le pagine economiche di Repubblica, Affari e Finanza. Debito pubblico, i numeri della crisi, così l'austerity ha frenato lo sviluppo. Perché poi quello che ci manca, insomma, è lo sviluppo, no? Se crescessimo evidentemente più di quello 0, per cui cresciamo da qualche anno, probabilmente la situazione sarebbe complessivamente diversa. Questo è il titolo di Repubblica, dicevamo, nella pagina Affari e Finanza. Ci sono poi i numeri, il rapporto del debito PIL in alcuni paesi dell'Unione Europea, e tra l'altro in questa grafica l'Italia non è la prima, davanti c'è come minimo il Portogallo, la Slovenia, la Spagna e soprattutto la Grecia, oltre all'Irlanda. L'Italia è al 32,8, la variazione tra il 2007 e il 2016. Il PIL in Europa, vedete come cresce, vede la Spagna in testa con il più 3,2%, poi l'Olanda 2,1, la Germania 1,9, insomma i tassi di crescita sono tutti superiori, quelli dei principali paesi perlomeno, all'Italia, che cresce allo 0,9, troppo poco lo 0,9, professor Lotito, oppure... Certo, troppo poco in rapporto a quelli che sono i tempi e le circostanze degli altri paesi, che dimostrano che ci sarebbero delle potenzialità decisamente maggiori. Si potrebbe tranquillamente arrivare almeno al doppio, di conseguenza è troppo poco senz'altro. Le due parole che venivano prima indicate nella testata, debito pubblico e austerity, però sono due parole che sono in contraddizione. Qui c'è sempre un messaggio che va lanciato, io credo, con chiarezza, cioè la ragione dell'austerity è l'eccesso di debito pubblico.
principale. Cioè noi abbiamo praticamente una situazione in cui la spesa pubblica è una spesa che si è stratificata nel corso degli anni, nel corso dei decenni, e è stata finanziata in una misura massiccia attraverso il ricorso al debito pubblico. Questo tipo di situazione ha portato a uno squilibrio finanziario del Paese. La Spagna effettivamente negli ultimi anni ha superato l'Italia in termini di percentuale del debito pubblico, però li ha utilizzati per una circostanza precisa, ha salvato principalmente il suo sistema bancario attraverso questi fondi. Come del resto la Spagna cresce del 3,2. Cresce del 3,2 perché c'è un punto fondamentale, c'è la buona spesa e la cattiva spesa, cioè spesa pubblica intendo dire. Cioè il problema fondamentale è in che cosa si spende e come sono effettuati gli investimenti, in particolare pubblici, e le spese sociali, perché qui c'è un'altra categoria, ci sono quelle spese che non sono investimento in senso tecnico, ma che sono investimento sociale, se posso dire, come per esempio diceva prima benissimo il dottor Ciclone, cioè quelle per esempio di contrasto della povertà che non si classificherebbero come spese di investimento in senso proprio, in infrastrutture piuttosto che in altre dotazioni pubbliche eccetera, ma che rappresentano una percentuale estremamente circoscritta, 7,2-7 miliardi e mezzo di euro sono circa mezzo punto percentuale del prodotto interno lordo, quindi non è una cifra enorme, ma che avrebbero un effetto di ricadute sociali che potrebbe essere, se ben direzionato, estremamente interessante e comunque costituire un meccanismo di volano anche dell'economia. Poi ci sono gli investimenti veri, quelle infrastrutture, quelle che richiedono i miglioramenti tecnologici, dalle grandi dorsali elettriche alla parte delle grandi dorsali informatiche per esempio eccetera, che potrebbero realmente rivoluzionare il nostro paese. Il punto è che il nostro paese è stato assorbito per lunghi decenni, lo è ancora, ci vorrà ancora del tempo, da una cattiva spesa pubblica, cioè una spesa che era principalmente spesa corrente per quelle che sono le esigenze quotidiane, dispersa in una serie di rivoli, rivoletti e di oneri, molti di questi erano relativi al personale, che bloccavano naturalmente la possibilità di ogni tipo di investimento. Quindi il problema è legato a questo tipo di situazione. Dottor Ciclone, su questo. Sì, condivido l'analisi che è stata fatta, vorrei però mettere l'accento su un punto. È vero, prima dell'avvento della crisi, noi abbiamo probabilmente utilizzato male la spesa pubblica, in particolare abbiamo attivato più consumi piuttosto che investimenti, mentre invece sono gli investimenti l'aspetto principale per lo sviluppo e quindi la crescita futura. Dentro poi la pubblica amministrazione vi era una serie di sacche di inefficienza dettate anche da modelli di governance troppo frammentati, troppo decentrati, che da un lato rendevano meno efficiente il processo decisionale, uno dei nostri problemi fondamentali è che si prende una decisione ma non si porta mai in fondo. Si parlava del tema degli investimenti, l'Europa ci ha garantito una serie di risorse da destinare agli investimenti, noi non siamo ancora in grado di attivarle perché ad esempio viene presa una decisione, poi arriva un'autorità centrale dello Stato, che sia la Corte dei Conti piuttosto che un'altra autorità, e blocca quel processo di investimenti, passano anni e non riusciamo quindi ad attivare quella spesa. Vi sono tutti quindi una serie di problemi che complicano questa situazione, è vero però anche che noi abbiamo un elevato debito pubblico, però nell'attuale situazione, se noi vogliamo rilanciare l'economia, noi dobbiamo tornare a spendere, in particolar modo a investire, cioè a allentare quelle politiche di consolidamento fiscale che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Non ci sono alternative, perché le politiche di austerità che noi in qualche modo abbiamo attuato dal 2009 fino a oggi, continuano tuttora ad essere in vigore, hanno in qualche modo migliorato i conti pubblici, però hanno frenato fortemente la crescita del PIL, hanno creato sostanzialmente più frenato la crescita del PIL di quanto abbiano ridotto il debito pubblico, e quindi evidentemente dobbiamo rompere questo meccanismo. Naturalmente rompere questo meccanismo non lo si può fare da soli, bisogna farlo insieme all'Europa, quindi non è che siamo molto padroni la coda, no? Al punto è che non siamo padroni del nostro destino, perché
Naturalmente ci sarebbe una soluzione ottimale, che sarebbe quella del consolidamento dei debiti pubblici a livello europeo, che garantirebbe la soluzione del problema, però diciamo non è che lo possiamo decidere in modo unilaterale. Questo pezzo dice: il paradosso dell'Italia, con un avanzo primario e conti a posto, continua a crescere il rapporto con il PIL e quindi a vacillare la nostra immagine presso gli investitori. L'unica via è quella di recuperare sul tasso di crescita, allentando la morsa del rigore fiscale. Quindi ritorniamo sempre al dunque. Professor Lotito, vuole aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire che in realtà questo è un tema che è veramente molto delicato, perché il problema del legame tra il riavvio dello sviluppo e in qualche maniera l'incremento della spesa pubblica deve tenere presente però che siamo calati in un contesto di mercati internazionali finanziari, nei quali oramai la responsabilità finanziaria è un concetto che ci lega tutti quanti. Cioè, il problema fondamentale non è consolidare il debito pubblico domani mattina, il problema è chi ci rifinanzia il giorno successivo. In questo meccanismo, se noi non diamo fiducia, rischiamo di rompere il giocattolo. Quindi bisogna da un lato avere un po' di elasticità in Europa, però dall'altro bisogna fare bene i conti in casa, e non li abbiamo fatti, perché noi abbiamo sprecato un grande periodo, che era questo della crisi, in particolare al 2011, quando c'è stato il famoso quantitative easing della Banca Centrale Europea, in cui i tassi sono stati pressoché nulli e, cioè, in alcuni casi sono stati negativi, e c'era una possibilità di fare delle cose positive per ridurre incisivamente il debito pubblico. La fragilità politica dell'Italia non ha reso possibile questo tipo di politiche virtuose che altri, l'Irlanda, la Spagna, hanno realizzato e di cui stanno cominciando a godere i benefici. Quindi il problema è: non ci sono scorciatoie, bisogna fare un lavoro serio, perché è un lavoro che presuppone scelte politiche talvolta dolorose, perché altrimenti noi continueremo in uno stato di agonia economica che avrà dei riflessi anche sotto il profilo sociale, eccetera. Posso, naturalmente qui sì, come dire, no, se posso aggiungere, diciamo, ci sono varie visioni e, diciamo, sul tema, varie scuole di economia che dibattono, diciamo, su questo aspetto. Io ho però l'impressione, diciamo, naturalmente tutto quello che è stato appena detto è sicuramente vero e è ampiamente condivisibile, però mi preme aggiungere questo: cioè, ho l'impressione che se noi oggi pensiamo, noi riusciamo a uscire dalla crisi soltanto, come dire, facendo delle riforme dal lato dell'offerta, cioè la riforma del mercato del lavoro, rendere ancora più flessibile il mercato del lavoro, oppure riformare il modello di governance della nostra pubblica amministrazione, o altre politiche volte a efficientare il sistema produttivo, tutto questo, diciamo, può produrre dei frutti, ma può produrre dei frutti, diciamo, nel lungo periodo, ma a quel lungo periodo noi ci dobbiamo arrivare, ed è impensabile, diciamo, poterci arrivare senza impoverirci, a meno che noi riusciamo in qualche modo a rilanciare un programma di investimenti. Vado nel particolare anche per fare uno sguardo pubblici, più generale. Quando investimenti intendo investimenti pubblici. Investimenti pubblici. Nel particolare per guardare il quadro generale. Quando ci arriva la bolletta a casa, di solito no, vediamo la torta raffigurata, adesso più chiara di prima, in cui vediamo quanto paghiamo di energia, di utilizzo di energia, e quanto di tasse. Le tasse, insomma, sono sempre una bella fetta di quella torta, no? Ora, questo in piccolo nell'economia domestica, ma potremmo allargare lo sguardo ovviamente a imprese, insomma, realtà più grandi, più ampie, e capiremo come probabilmente il cuneo fiscale è uno di quei problemi, come si leggeva anche in questo pezzo, in cui bisognerebbe forse incidere, ma in maniera significativa. Per esempio nel tema energetico, se andiamo a guardare le nostre bollette, sia su gas che energia elettrica, visto la nostra dipendenza dall'estero per quanto riguarda l'energia, noi non siamo un paese che produciamo quantità rilevanti da questo punto di vista. La materia prima incide pochissimo, il 45% sono accise e tasse regionali e nazionali, a cui incredibilmente si applica anche l'IVA. Questo non l'ho mai compreso nella mia vita, insomma, questo fatto che si debba imporre l'IVA, una tassa, un'imposta sulle tasse, e quindi incide pesantemente. E anche una modesta, interessante variazione del prezzo della materia prima non incide in maniera rilevante sulla bilancia energetica complessiva. L'IVA un po' dappertutto. Il tema delle tasse è rilevante, forse è il più rilevante per sbloccare anche una parte rilevante dello sviluppo. Sembra facile, abbassiamo le tasse e siamo a posto, no? Così non è, perché poi ovviamente abbiamo dei debiti, insomma. Le situazioni non cambiano, abbiamo impoverito la pubblica amministrazione, si è fatto tagli importantissimi a livello locale dove magari si spendeva meglio
i soldi. Io vedo le amministrazioni locali sono in gravissima crisi. Come Estra, che in qualche modo rappresento 97 amministrazioni comunali, quindi ho più o meno un centinaio di sindaci che a turno chiedono un supporto finanziario per iniziative. Non si tratta più di sponsorizzare eventi collaterali. Se non ci fosse Estra, molte stagioni teatrali non si farebbero, o molti eventi sportivi non si farebbero. Quindi siamo uno degli ultimi sostegni della pubblica amministrazione e mi rendo conto quanto si siano ridotte. Non si comprende, perché poi il bilancio è quello di prima, certo. Si è irrigidita la spesa, quindi c'è un deficit complessivo, però lo Stato dovrebbe dimagrire, ma non partendo dalle amministrazioni locali, insomma, più a livello centrale. Qui c'è il tema dell'alleggerimento dello Stato nel nostro Paese, della spesa improduttiva che è rimasta intatta, al di là degli spot che un governo dopo l'altro fanno sul taglio della spesa pubblica e tutta la demagogia che si fa sull'alveo della politica, sui tagli degli stipendi dei parlamentari o addirittura dei consiglieri comunali. Ma cosa volete che abbia inciso? Eliminare il consigliere di circoscrizione, che invece era un presidio sociale più che politico, no? Per controllare. Beh, certo, non prendevano lo stipendio bene, certo, questo, no? Certo. Qui si parla solo dei stipendi parlamentari, ma non si va a eliminare gli enti inutili, o non si va a fare, parlo anche della nostra regione, non si va a fare anche un recupero di PIL di tipo pubblico sul nostro territorio, insomma, no? Perché dove abbiamo fatto qualche privatizzazione o liberalizzazione abbiamo ecceduto all'opposto, abbiamo svenduto pezzi importanti di economia pubblica che potevano essere ancora protetti e controllati. Siamo un paese degli opposti, insomma, di eccessi. Purtroppo da tempo. Allora andiamo in pubblicità, poi rientriamo con le altre notizie del giorno, economia ma non solo, fra poco. Allora, una notizia di viabilità che vi diamo, che ci viene comunicata dai Vigili del Fuoco e non solo, al chilometro 306 dell'autostrada del Sole tra i caselli di Incisa Reggello e quello di Firenze Sud in direzione Roma, l'autostrada è completamente bloccata per via di un rogo avvenuto in carreggiata. Questo è un video, tra l'altro, che ci ha fornito, e lo ringraziamo, il presidente Macri, perché mentre arrivava qui ovviamente ha visto questa colonna di fumo e è riuscito in qualche modo a documentare questo incendio con, vedete, intanto gli incolonnamenti, ma questa è la direzione Firenze, ovviamente venendo in qua in redazione, e tra poco vedrete le fiamme parecchio alte di questo camion che è andato letteralmente a fuoco. E tra l'altro, come abbiamo detto, non solo difficoltà per chi va in direzione Firenze, ma soprattutto per chi va in direzione Roma, perché il tratto è chiuso tra Firenze Sud e Incisa, si consiglia di uscire tra l'altro all'impruneta, e per maggiore informazione è bene che si contatti i siti e gli organi di informazione ufficiali della Autostrade per l'Italia, ma c'è ovviamente difficoltà sul tratto, su questo tratto della 1, eccolo qua, intanto le fiamme, insomma, non da poco, Presidente? Sì, un bel spettacolo rogo, incredibile, un bel calore. Speriamo che mi sono fatto parte dirigente, gli ho portato il video. Ah sì sì, non la ringraziamo perché è un documento importante. È un dramma continuo, la nostra autostrada, si sa quando si parte, non si sa quando si arriva, quindi... Bella colonna di fumo nero, madonna, è sempre davvero impressionante. Impressionante, le fiamme, poi la persona all'interno non abbiamo notizia al momento, ma sicuramente le notiziarie che ci seguiranno. Ma si parla del nostro paese, no? Anche le nostre autostrade sono il segno evidente della nostra sofferenza, sofferenza complessiva, perché no? Certo, in questo la caso viabilità, insomma, capire come mai la possibilità di viaggiare serenamente è un dato proprio irraggiungibile. In questo caso bisogna capire, insomma, le ragioni di questo rogo che hanno portato, insomma, alle fiamme questo mezzo pesante, perché poi tutto è scaturito da lì. Certo è che, insomma, rimanere intrappolati con chilometri di code, perché pare siano 5 in aumento al momento sull'autostrada del Sole, ma possiamo solo immaginare la direzione nord è bloccata all'uscita a Firenze Sud perché per un altro incidente, quella è la direzione sud che era bloccata con la coda. Quindi alla direzione sud la mandano in pruneta,
all'uscita dell'impruneta? Oppure no? No, l'impruneta è chi come me deve andare a Firenze, si deve uscire a sud. Deve prolungare di alcuni chilometri, uscire dall'impruneta e poi rientrare indietro. Va bene, questo è l'aggiornamento, il telegiornale della Toscana, subito dopo di noi, alle 3.55 ovviamente vi saprà dire di più. Possiamo andare a vedere, intanto vedete a proposito di Rogi, il Portogallo, l'abbiamo già visto in prima pagina, insomma ci può raccontare qualcosa. Vi faccio vedere intanto questa tragedia, perché nel frattempo a Pistoia si discute se fare o no la giostra dell'orso, dove nel frattempo ci sono stati decessi tra gli equini che vi partecipano e quindi che ha messo già in pericolo e stoppato il tradizionale palio cittadino di San Jacopo a luglio a Pistoia. Il dibattito invece anche oltre regione, come vedete a Foligno c'è stata una tragedia alla Quintana di Foligno, cavallo cade e in gara e muore, sabato sera è avvenuto l'incidente, ieri mattina purtroppo il decesso, la giostra è in lutto, il cuore del poledro non ha retto, ferito anche il cavaliere. Per fortuna di questi incidenti non se ne sono visti alla giostra del Saracino, che Italia 7 vi ha trasmesso in diretta nella notte di sabato e che è salutato anche dai quotidiani aretini come un bel successo, soprattutto per un quartiere, quello di Santo Spirito, ormai un abitué nella vittoria della giostra, è sempre un appuntamento importante per Arezzo. È meraviglioso, io ci sono molto legato, milito nel Sant'Andrea, che è andata male. È l'altro quartiere forte. Un po' di delusione, perché pare fosse tra i favoriti. Ci siamo un po' troppo stabilizzati su questa, diciamo, forza inesauribile di questi ragazzi di Santo Spirito e insomma, complimenti a loro, però insomma è un po' stato deludente. Ecco, per il resto vorrei commentare, si sta secondo me un pochino esagerando, io sono un appassionato anche di cavalli e si sta un po' esagerando, c'è un attacco continuo a queste manifestazioni storiche che rappresentano qualcosa. Secondo lei ha torto o ha ragione? Ha torto, perché non si può, cioè, anche i calciatori schiantano a terra, gli si rompe il cuore perché magari hanno un problema di salute, no? Non si può eliminare o ridimensionare ogni nostra tradizione, c'è una discussione accesa sul calcio in costume a Firenze, ogni volta polemiche degli animalisti per il palio di Siena e così, no? Anche quella di Pistoia non è stato uno spettacolo gradevole, lo comprendo, però... Eccolo qui, giostra a rischio a Pistoia, l'assessore dice noi i soldi ce li abbiamo messi. Esistono, insomma, c'è un tema legato alla tradizione molto importante, la nostra Toscana, e non comprendo perché non si possa convivere anche con eccessi che per qualcuno possono essere poco graditi, insomma... Fare delle manifestazioni di questo tipo rievocando la nostra storia secondo me è altrettanto importante, dobbiamo sicuramente contenere tutti i rischi, ecco, per l'animale, farlo il più possibile in sicurezza ma senza stravolgere le nostre tradizioni. E ad Arezzo mai nessuno ha messo in dubbio lo svolgimento della giostra? Anche perché il tema atletico dell'animale è assolutamente modesto, sono quattro tempi di galoppo, quindi non c'è uno sforzo fisico. A pochi secondi lui. Da un po' di anni c'è moltissima attenzione sulla salute per quanto riguarda, diciamo, i tranquillanti, perché il vantaggio non è nella, diciamo, non prestazione fisica del cavallo, cioè più il cavallo è tranquillo e sereno e più il punto è garantito, quindi il problema era evitare di utilizzare i tranquillanti per i cavalli che potevano agevolare la carriera. Allora, sulla nazione di Arezzo c'è ovviamente in primo piano la vittoria di Santo Spirito, come giusto che sia, perché è un evento molto partecipato e sentito per la città di Arezzo. A luglio ci sarà il primo palio di Siena, come sapete la Toscana insomma vive di questi momenti, ma c'è anche un'altra notizia nel taglio alto, lo vedete, l'ultimo piano per salvare Etruria, la telefonata Boschi Consoli. Chi è Consoli? È il vertice, l'ex di Veneto Banca. Ebbene, questa telefonata probabilmente è destinata a far discutere, guardate, ne parla anche il Corriere della sera nelle sue pagine interne stamani. Ne parlerò a mia figlia, la chiamata che riaccende la polemica Boschi Etruria, un giallo, il pressing sul governo di Consoli, l'ex di Veneto Banca. Novità sul nostro fronte, punto interrogativo, esordisce così la telefonata Vincenzo Consoli, il DG di Veneto Banca, con un uomo, annota la finanza, dal forte accento toscano che potrebbe essere per Luigi Boschi, vicepresidente della Banca dell'Etruria, padre del ministro Boschi, oggi sottosegretario. Quest'ultimo sembrerebbe chiamare in causa
la figlia, verosimilmente Maria Elena, ministro appunto all'epoca dei fatti, facendo intendere la possibilità di aprire una sorta di dialogo con il Premier su taluni aspetti della riforma stessa. E l'altro, il toscano, assicura al termine del colloquio: domani in serata se ne parla, io ne parlo con mia figlia, col Presidente domani e ci si sente in serata. Questa è un'intercettazione che emerge, che va probabilmente anche a, diciamo, incontro a quello che diceva Ferruccio De Bortoli nel suo libro, quello che tanto ha fatto discutere in questi mesi. Ma è così, diciamo, insolito, professor Lotito, che si cerchi di trovare soluzioni per salvare una banca, in questo caso la Banca dell'Etruria, visto poi come sono andate le cose? Ma sinceramente no, io credo che queste siano notizie che comprensibilmente vengono diffuse dalla stampa, perché il ruolo della stampa sappiamo qual è, dei media in generale, ma che non hanno nessun tipo di consistenza e di spessore. Cioè, intendo dire, intanto sarebbe un'intercettazione tra soggetti non esattamente individuati ma supposti, poi riguarderebbe non si sa che cosa in termini di suggerimenti, è pura campagna elettorale. Cioè, siamo in un momento di lunghissima, come si diceva prima, prolungata campagna elettorale, dove una serie di veleni, di colpi bassi eccetera, verranno sferrati per evidenti ragioni, per indebolire l'uno o l'altra parte politica e così. Questa è una di quelle. Fa parte di quelle, dal punto di vista, perché se ci fosse una consistenza di carattere giudiziario dovrebbero essere poi i magistrati a rilevare. Ora, a me quello che fa stupore da un punto di vista tecnico-giuridico è che queste notizie trapelino laddove non dovrebbero ancora essere divulgabili, dovrebbero in qualche maniera essere, costituire oggetto di indagine, e comunque sono circostanze che sono irrilevanti. Cioè, se c'è una notizia rilevante di un atto corruttivo o di qualcosa del genere, allora è opportuno si indaghi e si arrivi fino in fondo. Ma questo tipo di meccanismo divulgazione di frammenti di notizie che dovrebbero... Francamente io a questo gioco al massacro non sono proprio interessato, quindi mi tiro fuori. È una telefonata del 3 febbraio 2015 pubblicata ieri dal Fatto Quotidiano, che viene oggi ripresa dal Corriere Veneto e non solo, come avete visto, anche dalle cronache locali della Nazione e quelle del Corriere della Sera. Le fa specie da retino sentire queste cose? Guarda, se fossimo in un paese normale dove non ci fossero migliaia di risparmiatori truffati dalle banche, sarebbero, come dire, notizie così su cui sorvolare, perché sono fatti ordinari che un dirigente di banca si interessi e provi a salvare la propria banca, a lavorare anche con esponenti di governo. Qui c'è il tema della figlia, per carità, ma chi conosce Arezzo e chi sa quale ruolo abbia effettivamente svolto Boschi nella banca sa benissimo che non c'è nulla di rilevante, perché Boschi era un dirigente poco rilevante, insomma è stato messo lì perché era il babbo della Boschi. Non aveva peso nel CDA? Ma no, rappresentava un mondo legato alle cooperative bianche, non era un po' un, come dire, un nome di prestigio. Un nome di prestigio perché era diventato un uomo che ha sempre avuto un peso specifico in un certo mondo economico, ma è stato messo lì perché è padre della Boschi, no? Però il tema insomma, sono altri, lo scadimento complessivo delle dinamiche politiche ed economiche in questo paese e della gestione delle banche, quello è il tema vero. Banche che insomma non passano un buonissimo periodo, non c'è soltanto ovviamente quella che ci siamo messi alle spalle, Etruria, ma nel frattempo potremmo parlare di Monte dei Paschi di Siena, delle banche venete, con un occhio ovviamente alla Cassa di Risparmio di Prato, insomma un quadro complessivo non confortante in Italia sul fronte banche, al di là dei gossip che emergono dai giornali. Sì, credo sia uno dei problemi principali che abbiamo e che dobbiamo ancora risolvere, è un problema perché naturalmente tutto questo si riflette poi sul credito alle imprese e al sistema produttivo. Le banche hanno ancora nella loro pancia un'enorme quantità, diciamo, di sofferenze, di crediti incagliati, e quindi questo è un elemento che frena sicuramente il rilancio dell'economia. Vi è un'esigenza, diciamo, di maggiore efficienza del governo di alcune banche sono state gestite male, con una forte commistione, diciamo, con la politica, che ha fatto seri danni. Però mi preoccupa anche l'idea di perdere tutta una serie di sistemi, di istituti bancari locali che conoscevano il sistema produttivo locale. Quello, diciamo, credo che sia il vero tema, perché pensare di
avere poi una serie di banche, grandi banche che funzionano con logiche coordinate che ci vengono in qualche modo dettate dall'Europa sulla base di una serie di criteri, regole che ricordano e che ricalcano più sistemi produttivi di medie e grandi imprese sia un danno per il nostro paese. Cioè perdere la banca del territorio vuol dire... proprio questo, c'è una corsa andare verso l'Europa in questo senso o a favorire certe dinamiche finanziarie internazionali che operano in maniera adeguata nelle grandi dimensioni, nei macrosistemi. Noi abbiamo in Italia ancora un'economia che si regge su un sistema segmentato e a tratti anche fantasioso. Se a questo non associ più un sistema bancario capace di leggere il territorio, di dare credibilità ai soggetti che la meritano sul territorio, ma in qualche modo diventano grandi banche al servizio di grandi sistemi economici, si scollega la realtà economica del paese rispetto alla banca che deve fare impresa o favorire l'impresa. Ci sarà un distacco che deprimerà ulteriormente la nostra economia territoriale. Una grande banca che ha nella struttura periferica solo un terminale, un computer con un dipendente che non ha potere, non ha deleghe, ma deve solo inserire dei dati e verificare se c'è il rispetto del Basilea 3, 4, 5, risolve poco sul territorio. Ah, indubbiamente. Certo, indubbiamente è così. Da aggiungere qualcosa? No, la prossimità è un valore perché crea e favorisce quel clima di fiducia, di conoscenza, di reciproca interrelazione. Pensate sotto alla storia dei distretti, diciamo, toscani, quanta parte hanno giocato lo sviluppo, diciamo, di questa regione, di questo paese, e le banche erano un elemento essenziale, diciamo, di questa storia. Banche locali che avevano forte un legame con il territorio e con il sistema produttivo del territorio. Tutto questo lo rischiamo di perdere nei processi di ristrutturazione del sistema bancario. Chissà se si ascrive alla categoria di cui parlava il professor Lotito, cioè quelle notizie da campagna elettorale, una campagna di veleni, la questione Consip. Questo è il titolo del Corriere della Sera, Presidente sotto inchiesta, e il PD frena la mozione anti-vertici, le accuse del PM a Ferrara che avrebbe ritrattato sulla fuga di notizie. In foto vedete il Luigi Zanda, il capogruppo in Senato del PD, Luigi Marroni, l'ex assessore alla salute della Regione Toscana, oggi come sapete al di Consip, e poi il ministro del Tesoro per Carlo Padoan. Vi faccio vedere anche la Nazione su questo, che mette in fila i protagonisti di questa inchiesta che è molto intricata, molto complessa e viaggia su binari paralleli. Consip indagato, anche il Presidente ha detto il falso al magistrato. Quagliariello, che come sapete è protagonista di una mozione che appunto a battere a rinnovare ex novo i vertici di Consip, dice la mozione resta, Marroni si dimetta e dica ciò che sa. In foto ci sono ovviamente vari protagonisti, buona parte di questa vicenda si gioca anche in Toscana, ma il grosso ovviamente come sapete è sulle direttive che portano ad Alfredo Romeo, questo imprenditore napoletano finito agli arresti. Rientra in quella categoria di prima anche Consip su una campagna elettorale lunga, avvelenata, che stiamo vivendo? La divulgazione di notizie tipo questa, sì. Consip è un'inchiesta seria, complessa, su cui la magistratura ha posto un'attenzione rilevante e che oggettivamente bisognerà vedere che cosa nasconde dal punto di vista sostanziale, dal punto di vista criminale, eccetera. Il punto è questa pioggia e questa, questo profluvio di notizie che compaiono a tempi comandati. È una notizia, diciamo, minore questa qui, però comunque in qualche maniera rilevante, perché se il Presidente è indagato per false dichiarazioni è qualcosa di interessante, poi dovrà fare la magistratura quello che è il suo corso. Il punto è quello che colpisce la mescolanza con la politica, cioè che venga strumentalizzata dal Quagliariello, presso il Quagliariello, per un braccio di forza per quanto riguarda l'ex Presidente. Io credo che sia abbastanza trasparente per chiunque vuole leggere in maniera asettica queste cose, che ci sono due livelli: da un lato quello dell'inchiesta giudiziaria, dall'altro c'è un bersaglio occulto che è l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il quale stranamente si trova ad avere una serie di elementi di contatto con molte delle figure, Lotti, gli altri, cioè il padre di Renzi, quindi chiaramente qualche sospetto, diceva Andreotti, a pensare male si commetterà peccato, ma molto spesso ci si azzecca. Allora
un qualche sospetto che ci sia un eccesso di attenzione nei confronti di un personaggio non immediatamente manifestato, sinceramente c'è, poi per il resto vediamo, la magistratura fa. Allora, giusto per precisare, Marroni non è indagato, questo per non fare di tutto un erbo un fascio e di non buttare tutto nel calderone, e poi ci sono vari capi d'accusa, e i più gravi li abbiamo detti, ma il ministro dello sport Luca Lotti è per rivelazione di segreto d'ufficio e il padre Matteo Renzi è per traffico di influenze, quindi i capi d'accusa, come capite, sono diversi, questo giusto per precisare. Solo una notazione, uno degli effetti che, di cui però non si discute, che Consip, che è questa grande piattaforma... Esatto, io volevo arrivare proprio a quello. Prego. È una grande piattaforma di acquisti pubblici che è stata costituita per dare un contributo alla razionalizzazione delle spese. Aveva in ponte una serie di grandi aste, alcune erano tra le più grandi aste di servizio, per esempio, che erano relative anche a prestazioni dei settori ferroviari, eccetera, che sono tutte bloccate, perché praticamente per una serie di meccanismi collegati alle indagini, eccetera, si è paralizzato un gran pezzo dell'attività di questa. Abbiamo voluto fortemente per unificare, insomma, che la siringa di Roma costasse come quella della Calabria, come quella della Toscana. O la penna dell'università dove ho l'onore di insegnare costasse come quella di un'altra università, e però poi non su questi aspetti, diciamo, minori, su altre gare eccetera, si è arrivati a una paralisi. Qui si tocca un altro aspetto, che è uno degli aspetti problematici per riavviare gli investimenti a livello pubblico, è il modo di gestire quella che è la domanda pubblica, in particolare il regime degli appalti. Poi c'entrerebbe anche l'ANAC, che è l'autorità anticorruzione, certo, che sta assumendo un ruolo che travalica propriamente quello che dovrebbe esserle proprio, e la sintesi di questo è che il nostro sistema sta andando verso una iperburocratizzazione e verso un sistema che è troppo denso di norme che sono spesso inestricabili. Tra questa azione e quello che è il funzionamento delle magistrature, per esempio amministrative, si arriva molto spesso a una paralisi decisionale con quei ritardi che venivano detti. Siamo fuori di ogni ragionevolezza in termini di decisione e implementazione delle decisioni. Quello sì, nelle paralisi siamo esperti. Sì, è uno degli aspetti che blocca appunto il nostro paese. Credo che questa davvero sia la prima più importante riforma da fare. Abbiamo una superfetazione di leggi, per cui... paradossalmente esiste una legge che giustifica qualunque atto in qualche modo che blocca evidentemente un qualunque tipo di procedimento, per cui questo è un aspetto importante, perché cioè, il problema fondamentale non è tanto l'efficienza della pubblica amministrazione, sì, sicuramente è un problema che noi abbiamo, ma il problema principale è che l'inefficienza della pubblica amministrazione passa per l'inefficienza del processo decisionale. Abbiamo troppi centri decisionali e tutto questo evidentemente allenta evidentemente l'esito finale del processo, quindi che la decisione poi possa essere, come dire, possa avere uno sbocco concreto. Professor Lotito, sì, solo una battuta, è che tutto questo che stiamo dicendo si lega, e l'elemento forse più innovativo sarebbe quello di dare stabilità e certezza. Cioè, io posso avere anche un mercato del lavoro rigido, come si diceva prima, o delle difficoltà dal punto di vista del sistema degli appalti, però dovrei avere delle norme chiare che mi dicono questo lo puoi fare, quest'altro non lo puoi fare. In realtà è proprio la non chiarezza e la possibilità di mille interpretazioni che paralizza qualsiasi tipo di intervento e di investimento. Inchiesta Consip, come la vede? Più, diciamo, un fatto politico o più, diciamo, un ahimè legato al fatto che avevamo finalmente questa centrale unica degli acquisti pubblici e in questo momento è paralizzata? Guarda, io non l'amo particolarmente la Consip, perché spesso, io lo vedo sempre a livello locale, impedisce anche di fare scelte diverse che producono un ritorno anche di PIL pubblico nel nostro territorio, che anche quelle dinamiche eccessivamente grandi è il lato negativo, cioè il sistema regionale funziona sicuramente meglio. Io lo vedo come, insomma, per come si fatica per esempio a gestire la pubblica illuminazione, e poi ho comuni dell'Aretino che vanno a far gestire la pubblica illuminazione a società francesi, e non capisco perché in questo paese si finisce per regalare pezzi di PIL pubblico anche ad aziende straniere. Siamo bravissimi a burocratizzare, a incartare le cose. Questo non vuol dire che bisogna selezionare l'impresa che dia più efficienza ed economicità.
Però ecco, sul tema non saprei cosa dire, l'inchiesta della magistratura. In questo paese c'è sempre un contenuto eccessivamente politico, c'è il circo mediatico giudiziario che poi opera e provvede su varie dinamiche. Peccato che a fasi alterne questo tema, no, tocchi il centrodestra, il centrosinistra, ma la politica non riesce a fare anche su questo settore le dovute riforme, sia lato giustizia che lato Stato, ecco, pubblica amministrazione, per evitare che accadano. Sicuramente la colpa della politica è quella che dovrebbe arrivarci un pochino prima sulle cose. Non sempre accade. Non sempre mai. Quasi mai, va bene. Allora abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, a me non rimane che ringraziare intanto voi che ci avete seguito in questo inizio di settimana, ma poi anche i nostri ospiti. Grazie al Presidente di Estra, Francesco Macri, alla prossima. Grazie Presidente, a voi. E grazie a Nicola Sciclone dell'IRPET, grazie ancora, grazie buon lavoro ovviamente all'Istituto Regionale di Programmazione Economica, grazie al Professor Lotito, grazie Professore. Grazie a voi per averci seguito, come detto ci troviamo domani, sarà una lunga giornata in vista della visita del Papa a Barbiana. Arrivederci.